base a cosa potete accusarmi? Che prove avete contro di loro per arrivare ad arrestarmi? È ovvio che quelle ferite non se le sono procurate da soli. Sono stati i proiettili. I proiettili dei miei uomini. Ammesso che sia così, io insisto a volere che mio figlio sia presente. Tutti hanno il diritto di essere difesi da un avvocato e voi non potete farci niente. Effettivamente, hanno questo diritto. Ma il loro avvocato non è presente. E io purtroppo per loro non ho il tempo di aspettarlo. Me ne vado portandoli tutti con me. E se vostro figlio li vuole difendere, che venga a cercarli in prigione. Capitano, com'è possibile che non riusciate a capire? Io già ho detto che non posso aspettare. Dovrete aspettare, invece. Dovrete battervi con tutte le persone che sono qui. Io credo che ci rifiutereste. Preferiamo perdere la vita che sopportare altri soprusi. Sicuro? Da Knorr, una grande novità. I nuovi risotti. Ogni ricetta rivela tutto il suo gusto. Nuovi risotti Knorr. Tutti i sapori del risotto. Knorr. Innamorarsi in cucina. Allora, i miei pescatori sono pronti. Tostato con cura fino al cuore del chicco. Caffè Splendid. Solo lui sa offrirti un aroma così irresistibile. Eccomi qua. Finalmente! Già prepari il mio caffè! Dai, andiamo, papà. Caffè Splendid. Non c'è aroma più grande. Ehi, ragazzi, c'è Page Master, la videocassetta che tutti cercavate. Macaulay Culkin vi porterà nella più straordinaria avventura tra fantasia e realtà. Dalla redazione della TG4. Sono state confermate dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano le condanne inflitte in primo grado per l'omicidio del commissario di polizia Luigi Calabresi, assassinato a Milano mentre usciva da casa sua nel 72, 23 anni fa. Soffi, Bonpressi e Pietro Stefani sono stati condannati a 22 anni di reclusione per quell'omicidio. Al pentito Leonardo Marino, grande accusatore degli ex compagni di lotta continua, è stata riconosciuta la prescrizione del reato. Nelle immagini avete visto la moglie del commissario Calabresi. Durissime dichiarazioni del Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro da ieri in visita privata in Sardegna. La corruzione continua, ha detto Scalfaro. Nello Stato ci sono persone che abusano del proprio posto e prendono soldi che non sono loro. Per uscire da questa situazione, il Presidente indica la necessità di un approdo che non turbi la giustizia e suggerisce l'apertura di una grande trattativa tra le forze politiche per avviare la ricostruzione morale del Paese. Se il Parlamento non saprà trovare la soluzione, allora dal 31 dicembre, data indicata da Dini come termine della sua permanenza a Palazzo Chigi, sarà aperta la strada delle elezioni. Immagini, mentre attraversava il centro di Cagliari, il presidente Scalfaro si è trovato di fronte alla contestazione di un gruppo di aderenti al fronte della gioventù che chiedevano